Chiuso la prima settimana di ritiro, tantissimo lavoro, gambe pesanti, prima uscita che comunque insomma, ha fatto vedere che il Verona deve ancora fare tanto per diventare una squadra importante per una categoria come la Serie A. Sì, stiamo lavorando bene in ritiro. Questo primo amichevole ha servito per mettere la prima benzina, cioè le prime giocate sulle gambe. Per me le sensazioni sono positive. Ci sono tanti ragazzi nuovi, alcuni vecchi, e piano piano insieme penso che potremo formare questa bella squadra. Argentino, argentino, questo siriliano, mi ha impressionato molto. Sì, a me hanno fatto una buona impressione, ma a tutti quanti. Penso che se la società ha puntato su di lui e lo ha portato qua, penso che lui possa fare molto bene. Luca Toni, insieme a Donati, ieri è arrivato Bosco Jankovic, insomma, veramente si sta cercando di fare una squadra davvero importante. Sì, sono acquisti veramente importanti per la società, per il gruppo. Jankovic è arrivato da poco, ma Massimo e Luca è già tanto che stanno con noi, stiamo tanto tempo insieme, il gruppo, quindi per noi è importante avere un campione del mondo come Luca e Massimo che ha fatto tanti anni di Serie A insieme a Agostini che ha fatto, quindi cercheremo di prendere esempio da loro per poter affrontare questa Serie A. Serie A che te la sei conquistata anche tu sul campo, Juanito, meritato premio ai tuoi grandissimi sacrifici e chissà, magari potresti essere anche tu la sorpresa del prossimo campionato. Spero di poter far bene, di continuare a far bene. Hai detto te, ce la siamo guadagnati sul campo dalla Serie C, C2, C1. Abbiamo lottato tanto e ci siamo guadagnati questa categoria che non la conosco, ma non vedo l'ora di conoscerla. Conosci invece molto bene i tifosi gialloblu, lo sai che sono quasi 14.000 gli abbonati, hanno già venduto più di 2.000 biglietti per mercoledì col Feyenoord, insomma è una malattia Verona Lella, una malattia per fortuna Sì, positiva. ma io no, non mi stupisco perché già dalla Serie C sempre in tanti, in trasferta, in casa. E adesso c'è ancora più entusiasmo. Per fortuna loro potranno andare agli stadi che veramente meritano. E quindi bello, dai, speriamo che gli abbonamenti continuino a crescere per vedere il Bentegodi pieno come merita.